Questo video è offerto da Mister. Certamente quest'oggi non è stata una bella casertana. Rispetto almeno alla gara di domenica scorsa, forse è stato fatto un passo indietro anche sotto il profilo del gioco, anche se poi alla fine la gara è stata segnata da quell'ingenua espulsione di D'Alterio. La prima componente è che la squadra secondo me ha fatto una buona gara, l'avversario era più di caratura e il primo tempo è stato molto buono, abbiamo avuto anche qualche buona opportunità che non siamo riusciti a concretizzare, a memoria di Diachite, una buona penetrazione, potevamo essere un po' più incisivi, ma va bene. Abbiamo aperto il secondo tempo con un'occasione per Mancino e la squadra aveva giuste distanze, le trame non erano bellissime o veloci da vedere come nelle altre partite, ma anche perché abbiamo assettato un po' la squadra in modo diverso, abbiamo aggiunto un centrocampista più offensivo per cercare di andare dentro col fraseggio, perché penso che ragazzi come Diachite, lo stesso Mancoso, Mancino hanno nelle caratteristiche del gioco. Abbiamo allargato solo un attaccante che era Alessandro, che è un ragazzo veloce, bravo nell'uno contro uno. Non dico la partita era in controllo, ma io non ricordo parate del nostro portiere. E poi per la seconda settimana di fila noi subiamo un episodio che cambia le partite, questo è innegabile. Ma anche in 10 siamo riusciti a tenere bene il campo, anche qui non ricordo assalti o parate del nostro portiere. In questo momento gli episodi però ci condizionano e influiscono fortemente sui nostri risultati, però sono convinto che ragazzi insieme usciremo da questi episodi, li leggeremo un po' meglio, saremo un po' più attenti, cercheremo di finire qualche partita in 11 perché è necessario. E porteremo a casa dei buoni risultati. Mister, oggi ha preferito tenere in panchina Mancino e ha preferito Mancoso, però in quella posizione Mancoso non va, non è di aiuto alla casertana, anzi è quasi un equivoco in quella posizione di campo. Io penso lui abbia fatto sempre il trequartista, è il centrocampista offensivo, e lì giocherà. Dopo la cavalcata dell'anno scorso in seconda divisione, reputa che è più un fatto mentale o un fatto fisico questo fatto di non aver fatto più punti? Forse qualcuno dimentica che sono stati ristrutturati tutti i calendari, i gironi. Questo è un altro campionato. La Juve Stabia vuole essere ripescata in Serie B per fare la Serie B con questa squadra. Questa è una squadra secondo me che ha valore, ha contenuti, quindi gli avversari sono anche cambiati. L'atteggiamento secondo me deve essere cambiato nei minuti finali, perché in questo campionato, in questo momento particolare del nostro di campionato, commettiamo mezza leggerezza e prendiamo gol. Paradossalmente l'unico motivo per preoccuparsi è che dall'85esimo in giù noi abbiamo pagato 5 punti in sole 3 partite. Senz'altro positiva la prestazione dello Stabiese Marano, anche Muro non ha sfigurato dopo il gol all'esordio. No, la squadra ha fatto una buona gara, su questo è evidente. Ripeto, abbiamo solo in questo momento di vedere con più attenzione determinati episodi, perché sbagliano gli altri, non succede niente. In questo momento noi sbagliamo qualcosa e veniamo puniti. Questo bisogna attenzionarlo sicuramente meglio, con più scrupolo quantomeno. Marano e Muro hanno fatto delle ottime gare come gli altri.